Forse l'aquila reale. Forse. Eccola. Fino a mezz'ora fa c'era una bufera, invece improvvisamente il cielo si è aperto, quindi i miei chiari sono totalmente cambiati. Quella è la location che io utilizzo per l'aquila, ma non ci vengo da un anno, quindi sto tentando completamente a caso. Noi ora dobbiamo arrivare là sopra, esattamente dove c'è quella macchietta verde. Ecco, come non detto, ho appena fatto la curva, senti che roba. Speriamo che finisce sto vento. Do solo una sbirciatina, una fase di ricognizione per i prossimi giorni. Tanto ne ho tre da buttare. Non ripare proprio ce ne sia un'altra. Terza fatta in 1,5 km. Non riesco a fare 4 metri senza fermarmi. Quarta fatta. L'altra era lì, questa è qui. Qui è palesemente cascata una valanga, in questo caso possiamo andarci tranquillamente sopra. Se il venticello non peggiora diventa vento cattivo. Là in fondo c'è un gruppo di cervi. Ce ne sono 6. Adesso voglio scendere. Tipo si stanno avvicinando un sacco. Devastato. Del lupo e qui un'altra.
sa che qua c'è da andarsene a casa. Mi sta cacciando via. A fine oggi niente alba, tirava troppo vento, sarebbe stato inutile. Però è uno spettacolo. Guarda, la faccio vedere. Dalla macchina l'ho vista. Mossa. Ok, cambio ancora di programma. La si tenta dove sono stato ieri, versante sud. Sicuramente c'è meno neve, conviene andarti qua. Ragazzi, nevica di nuovo, non ce la faccio più a prendere neve in testa. Niente, non c'è tregua. Fiocca, e fiocca anche bene. Non c'è tregua. Non si vedono più neanche le montagne. Non ho visto niente. Basta, sono fradicio, non si vede più nulla, si va a casa. 5 ore fa c'era il sole, allucinante.